Viene fornita in queste condizioni, per comodità di pratica l'abbiamo tirata fuori dall'imballaggio e cominciamo a montarla. Gli assi devono essere inseriti lateralmente, non all'interno bensì all'esterno. Vanno poi messe le apposite viti con quadretto. Formano da bloccante, che servono da bloccante per il manico di governo del tagliere. Inseriamo per comodità anche l'altra, così cominciamo a bloccare il tutto. E attraverso questi maniglioni di plastica cominciamo a dare le regolazioni. Successivamente metteremo i secondi bulloni con dado. E con una chiave da 12 li andremo a serrare. Con due chiavi da 12. Stringiamo i blocchi laterali per la parte apicale del manubrio. Dopo ce li regoliamo onde evitare di rompere le plastiche. E serriamo i bulloni. Inseriamo il pomello per la trazione. Vediamo come mettere il set mulching e scarico laterale. Questo è il tappo del mulching, quindi di qua da fuori si inserisce qua dentro, si lascia chiuso il portellino e tagliando tutta l'erba rimane, viene sminuzzata completamente e ridiventa compost per il terreno. Questo è il classico cesto per togliere erba. Ed eventualmente attraverso questo bottone c'è la possibilità di inserire lo scarico laterale. Che appunto permette, inserendo anche il tappo, di scaricare tutta quanta l'erba tagliata su un lato. La macchina è provvista di un gancio per mettere il tubo, in modo tale che alla fine del taglio si inserisce un tubo e con il motore acceso e quindi le ventole che girano viene lavata tutta la cassa in acciaio, in ferro.